amici, con la vostra bambolina mano nella mano non avete capito niente, perché nessuno uscirà vivo di qui. Uniti col grande presidente Vladimir Putin possiamo sconfiggere questa infame satanica massoneria che racconta bugie e che vuole un'integrazione forzata a costo della libertà della donna, a costo di imporre la sharia. Se siete indifferenti, siete complici. È mio dovere, come sta scritto nel Vangelo, avvisarvi, perché un domani quanto sarete nell'altra vita, a me renderanno conto della vostra anima. E ricordatelo, c'è scritto nelle sacre scritture, c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. E questo non è un tempo di pace. Prego per le vittime del terrorismo di San Pietroburgo e di Stoccolma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.